grande piacere per me essere qui a Terni oggi. Poco fa dicevo a dei colleghi che io sono umbro di origini, mio papà era di Foligno, per me quindi è sempre una soddisfazione venire in questa terra, oltre alla bellezza e all'ospitalità dei posti. Dicevo poco fa al vice sindaco che da tanto che mancavo dal centro di Terni e l'ho molto ammirata. Lo sport ternano per noi è un punto di riferimento molto forte, molto preciso, un po' se vogliamo come tutto lo sport umbro, una regione non grandissima che però ha grandi tradizioni sia a livello agonistico, soprattutto a livello di società e di dirigenti. E poi non dimentichiamo le organizzazioni molto importanti che in questa città abbiamo di livello anche internazionale. Ricordavo che quest'estate, in una giornata molto calda, sono venuto a vedere i mondiali di tiro con l'arco alle Cascate del Marmore ed è stata un'esperienza magnifica e forse il miglior carosello per lo sport italiano. È stata un'annata eccezionale e questo soprattutto grazie agli atleti ternani che hanno dato un contributo importantissimo. I tecnici, i dirigenti, gli atleti, ma soprattutto gli amministratori di questa città hanno fatto in modo che l'Umbria Sportiva potesse in un anno come questo essere annoverato sicuramente tra le città che più hanno dato allo sport italiano. Sarà un'annata difficilmente da ripetere, ma per adesso godiamoci questo successo. Lo sport in questi tempi così difficili rimane uno strumento di promozione, di crescita, di valorizzazione del grande patrimonio che noi abbiamo dal punto di vista sociale e umano. E quindi la festa di oggi mi sembra una degna, ulteriore tappa verso questo. La nostra città continua a investire nel mondo dello sport, vuole, come avete visto, girando sui tabelloni della pubblicità, vuole valorizzare gli atleti che la rappresentano, le società che con grande sforzo e passione continuano a rendere possibile la pratica sportiva, e quindi su questo insomma noi vogliamo continuare, dicevo, a investire, a crescere e a far sì che Terni possa rappresentare un elemento di distinzione forte nel panorama delle città italiane.